Salve a tutti ragazzi, qui il Spartano 117 e benvenuti in questa nuova guida alle armi qui su Battlefield 4. L'arma di quest'oggi sarà l'M60, ma prima, con calma, vi voglio invitare a vedere questo video qui. Vedrete a schermo la miniatura e cliccandoci sopra vedrete il video, che è l'ultimo che ho caricato su Destiny, sul PvP, sul multiplayer. E ci terrei tanto che voi lo vedeste semplicemente perché è un multiplayer molto simpatico da guardare e da giocare. Quindi, boh, se avete voglia, qui vedete la miniatura, qui potete cliccarla e sta a voi vederlo a me. Vi dico già, farebbe piacere. Detto questo, M60. Iniziamo subito. Statistiche. Su carta ha dei valori che sono lo schifo condensato, sinceramente, perché sì, ha un danno che è favoloso, la fascia alta per i fucili automatici, 34 massimo, 25 minimo, e sì, ha una portata molto buona, perché la discesa del danno inizia agli 8 metri e finisce ai 75, quindi vuol dire che anche da 50 metri fate tantissimo danno. Ma è brutto in tutti gli altri, perché ha dei tempi di ricarica di 7,8 secondi, che ok, l'MG va bene, ci stanno anche, ma porca puttana, 8 secondi per ricaricare un'arma. Devo andare in sleeping mode, mi addormento mentre aspetto. Per non parlare del ratio di 570 rpm, che è il più basso tra tutti i fucili automatici, quindi l'arma più lenta in assoluto, presente in Battlefield, si intende in Battlefield 4, e il rinculo. Rinculo che è un pianto, perché oltre a essere asimmetrico, ha i valori di 0,4, 0,5, 0,6, cioè ce li giochiamo all'8. E quindi, in poche parole, su carta riassumiamola con no schifo. Tanto danno, ma poco più. Questo anche perché consideriamo, sì, c'ha un danno alto, vuol dire che da vicino uccide in 3 colpi, ma con quel ratio lì non è neanche detto che riusciate a uccidere in 3 colpi, perché se l'altro è un po' sveglio ci metterà un cazzo ad ammazzarvi, soprattutto se è una di quelle armi con 900 rpm, 1000 rpm, vi fa fuori in un secondo, anche se il danno è più basso. Il testo in culo è abbastanza esplicito. Guardate, è un LMG, non ci si poteva aspettare troppo. Quindi non ci spendo neanche troppe parole. Parlando del loadout, diciamo che anche sul loadout c'è ben poco da dire, perché quest'arma ha deficit in tutto, tranne che quello che è effettivamente il danno. Oltre ai classici mirino laser stoccanna per sparare meglio in hipfire, e oltre al classico mirino con cui vi trovate bene, essendo un LMG, anche i mirini olografici sono abbastanza carini. Gli altri accessori non posso che consigliarvi la canna pesante e l'impugnatura tozza. Questo perché la canna pesante migliora la precisione a discapito del rinculo, e in un'arma come questa, senza la canna pesante, non penso neanche riuscireste a uccidere un nemico, detto francamente, oltre 5 metri, se vi va di culo e lo prendete alle spalle. Perché seriamente non so come fareste, l'arma è abbastanza imprecisa di per sé. E proprio per questo motivo penso che la canna pesante sia il migliore accessorio. Metterne un altro che ne debiliterebbe la precisione sarebbe proprio come spararsi in fronte, in cuore, in petto, dove preferite. Sotto canna invece la tozza, perché anche essa migliora la precisione. Le altre impugnature non mi piacciono molto, semplicemente perché le impugnature verticali ed ergonomiche migliorano la precisione dell'arma mentre ci si muove, e con l'LMG non ci si muove, di solito ci si ferma in un punto e si iniziano a sparare colpi su colpi, quindi sono inutili. L'impugnatura angolata anch'essa io la trovo inutile, perché ha un moltiplicatore del primo colpo di 0,5 sotto l'1, quindi non è neanche un debuff, è un vantaggio. Che cazzo lo miglioro ancora a fare? Cioè, sarebbe ancora meglio, ma meglio di così quasi non si può fare, quindi diciamo che preferisco sfruttare di più la canna tozza. Pensieri personali su quest'arma? Semplice, l'arma fondamentalmente mi piace, ma questo perché in Battlefield io bene o male le utilizzo tutte, le ho provate tutte, e bene o male uccidere per uccidere mi vanno quasi tutte a genio, sarò onesto. Non mi piace perché ha tutte delle statistiche di merda e spesso vi fanno perdere degli scontri a fuoco con persone che vi hanno ingaggiati nello stesso identico momento in cui voi avete ingaggiato loro, quindi non avete il vantaggio sul tempo, e hanno armi migliori, ossia il 95% delle armi presenti nel titolo. Semplice. Questo è il motivo principale per cui mi piace, ma detto questo rimane un LMG con un danno molto alto, che se sapete giocarvela in modo molto strategico, mira puntata, girate gli angoli, prendete la sprovvista. Per esempio, sapete che da una determinata porta potrebbe uscire qualcuno, voi mettete già la mira lì, quello esce, lo troviate, in quello è forte, ma tolto quello spesso perderete dei combattimenti e arma alla mano, secondo me. Quindi diciamo che non la consiglio, ci sono LMG molto più buone e molto migliori, a mio parere. Detto questo, il video volge al termine, spero che come al solito sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, ditemi cosa voi ne pensate di quest'arma, perché boh, io vi ho detto la mia opinione, però sarei curioso di vedere anche la vostra, e noi ci sentiamo con un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi!